Il Career Day è l'occasione ideale per incontrare professionisti del settore, partecipare a laboratori interattivi e seminari mirati. Tramite questo evento, l'Università di Urbino mira a fornire ai partecipanti gli strumenti necessari per realizzare i propri obiettivi e sviluppare una strategia personalizzata per affrontare al meglio il mondo del lavoro. Prima la cerimonia di premiazione dei laureati capolavoro presso l'Aula Magna del Rettorato, poi il trasferimento al Collegio Raffaello per l'incontro con le 53 aziende. Un modo per conoscere le aspettative e per approfondire le attitudini. Il Career Day è un'opportunità unica per ampliare la propria rete di contatti e acquisire le competenze essenziali per distinguersi nel mestiere che si andrà a scegliere. Si offre una panoramica approfondita su temi innovativi e interdisciplinari, spaziando dall'impatto dell'intelligenza artificiale nel mondo delle imprese alla sostenibilità, tutto con la partecipazione di esperti accademici e professionisti, con l'obiettivo di esplorare nuove prospettive. Gli incontri sono pensati per stimolare la discussione, l'innovazione e la crescita personale, creando un dialogo dinamico tra teoria e pratica. Da quest'anno sono due eventi che facciamo, anzi dall'anno scorso abbiamo iniziato questo secondo anno, proprio perché avevamo riscontrato che c'era una richiesta da parte anche delle aziende di poter incontrare più laureandi, laureati e lo stesso da parte dei nostri laureandi, laureati di poter avere l'occasione di incontrare potenziali aziende per l'assunzione. È importante appunto perché anche una missione dell'università quella di favorire questo incontro tra domande e offerte nel mercato del lavoro. E poi ecco, troviamo anche questa occasione dei laureati capolavoro perché sono dei messaggi che vogliamo mandare alle studentesse e agli studenti che ovviamente anche studiando a Urbino si possono raggiungere risultati e posizioni di rilievo. Qual è la strategia vincente del Career Day? Ma un po' la strategia è quella di Urbino, cioè di essere un posto dove ci si possa incontrare facilmente. E c'è una collaborazione molto, un impegno da parte sia di tutto lo staff e dei colleghi che ci lavorano tutto l'anno. E quindi e poi abbiamo, mi ricordo che all'inizio, ma tanti anni fa, quando è partito questo Career Day, non si sapeva neanche cosa fosse e invece appunto è diventato un appuntamento importante per tutti gli Atenei d'Italia, quindi nel nostro caso possiamo sfruttare anche una location, come si dice, di rilievo, perché lo facciamo all'interno di Palazzo Ducale, quindi penso che oltretutto ecco, sia un posto dove fa piacere andare ogni volta che c'è l'occasione. Ci sono laboratori, seminari, anche le aziende rispondono presente? Sì, penso durante queste giornate sì, ci siano questi, soprattutto seminari, incontri con le aziende, e perché è proprio un modo per comunicare, no? Un modo, la possibilità di comunicare tra la domanda e l'offerta di lavoro. La percentuale di ragazzi che trovano occupazione è alta uscendo da qui? Non lo so, il dato, io che sono abituato con i numeri temo, quando non li conosco non ne do, però sicuramente è molto alta perché chi viene qui, le imprese che vengono qui e anche le studentesse, gli studenti che partecipano hanno un forte desiderio, quindi è solo, insomma, come dire, l'occasione la stiamo creando, poi dipende ovviamente da loro trovare le condizioni, spesso immagino che anche laureati e laureate si aspettino certe, hanno delle aspettative sia su cosa andranno a fare in azienda, anche sulla remunerazione, e spesso magari sono deluse proprio da questo punto di vista, perché quello che sentiamo in genere è che ancora insomma, il livello di entrata nel mondo del lavoro della retribuzione è bassa e quindi insomma è un elemento di forte attenzione. Noi non possiamo fare nulla ovviamente, però è un segnale che spesso anche io, quando mi capita nelle occasioni pubbliche, lancio al mondo imprenditoriale, perché spesso no, cioè, non troviamo persone che vogliono venire a lavorare in azienda, spesso un motivo è quello, cioè che l'aspettativa di una retribuzione
decente, insomma, che permetta di poter vivere in modo autonomo, spesso viene frustrata. Professor Aldini, qual è lo scopo del Career Day? Cosa volete trasmettere ai ragazzi? Beh, il Career Day per noi rappresenta l'evento più importante che ci permette di mettere in contatto, far dialogare i nostri giovani con il mondo del lavoro. Naturalmente rappresenta l'appuntamento fondamentale per avviare un certo tipo di discorso che consentirà loro di pensare al proprio futuro. Come si svolge la mattinata? Quest'oggi inizieremo con la cerimonia di premiazione dei capolavori, che sono i laureati che noi andiamo a premiare per la loro brillante carriera, la passione, l'impegno che hanno messo nel proprio lavoro. E ci vogliamo congratulare con loro, non solo per il percorso che hanno fatto, ma soprattutto anche perché rappresentano un esempio per i nostri giovani che seguiranno le loro orme e anche perché portano in giro per l'Italia e per il mondo il nome di Urbino, naturalmente. Quanti ragazzi ci sono oggi e da dove provengono? I capolavori sono uno per dipartimento, sono sei quindi, e direi che sono internazionali, ne abbiamo addirittura tre che lavorano all'estero e altri che invece lavorano nel territorio, quindi rappresentano in maniera eterogenea quella che è la realtà del mondo del lavoro d'oggi. Una sua fotografia dei ragazzi di oggi, hanno voglia di lavorare, hanno sogni, desideri, obiettivi? Io direi curiosi, appassionati e sognatori. Vedo questo nei giovani di oggi, le opportunità di raggiungere i propri risultati ci sono attraverso la formazione, attraverso le iniziative sempre più ricche che l'Ateneo non solo mette a disposizione, e vedo che c'è una risposta da parte loro su questo. Eccoli i fantastici sei laureati capolavoro premiati in presenza e da remoto: Rebecca Guidi, Andrea Parma, Francesco Fabbri, Francesco Tomassoni Ardori, Alberto Gaudio e Gloria Giuliani. Ascoltiamo le storie di due di loro. Rebecca Guidi, la tua esperienza all'interno dell'Università di Urbino? Beh, è stata una bella esperienza. Io ho fatto sia triennale che magistrale qua. È tosta perché comunque, come giusto che sia, è un percorso universitario. E io ho fatto lingue, mi sono laureata in, appunto, in lingue spagnolo-inglese. E, però è stato un bellissimo percorso e mi ha insegnato tanto, oltre alle, diciamo, caratteristiche, specificità della lingua, anche molto altro sulla comunicazione e comunque su tutto quello che ci circonda. La città ducale ti ha portato a diventare una youtuber? Sì, diciamo che quello è stata una cosa che è cresciuta di più nel mio paese, quindi a San Marino. È stato un po' complicato gestire in realtà la vita universitaria qua a Urbino, a distanza con il lavoro che facevo a San Marino, però sono contenta alla fine per quello che è successo e i risultati raggiunti. A livello imprenditoriale di cosa ti occupi, cosa hai creato? A livello imprenditoriale ho creato, insieme al mio compagno Francesco e socio della società appunto Ustar, e abbiamo creato questa azienda San Marino, che è anche all'interno di San Marino Innovation, e al suo interno appunto un alto contenuto tecnologico e digitale, perciò cerchiamo di stare sempre all'avanguardia con le nuove tecnologie e con il mondo dei social, che comunque è quello che ci caratterizza. Per te è un premio importante oggi? Sì, per me è un premio importante perché comunque è una soddisfazione grandissima e non è solo un premio mio, ma è anche di tutti quelli che mi hanno accompagnato in questo percorso e che hanno fatto in modo che tutto ciò potesse accadere e fosse possibile, ecco. Francesco Fabbri è un ex studente diventato notaio grazie all'Università di Urbino. Esattamente, ho frequentato il corso di giurisprudenza, la magistrale 5 anni ad Urbino, ed è grazie a questa università, lo possiamo dire senza negarlo, che ho acquisito quei metodi e quegli strumenti che poi mi hanno consentito di avvicinarmi e anche vincere a uno tra i concorsi pubblici più difficili, quale quello per diventare notaio. Ha realizzato un sogno? Sì, ho realizzato un sogno, ce l'ho messa tutta. E sin dalle superiori, quando un mio
grande professore che reputo un professore di vita e mi ha insegnato un'equazione, impegno uguale risultato. Cioè mi ha detto: qualunque cosa farai nella vita, mettici impegno, mettici costanza, mettici determinazione, vedrai che i risultati che man mano ti prefiggerai riuscirai a raggiungerli. Io quell'impegno risultato me lo sono ben impresso nella mente, l'ho utilizzato durante il mio percorso universitario, anche nella scuola notarile, poi per poi riuscire a vincere appunto questo concorso così selettivo. Qual è il ricordo più bello, una fotografia dell'Università di Urbino? Il ricordo più bello, le lezioni, possiamo dire appunto l'ambiente familiare, che poi è quello che mi ha spinto a venire qua, e anche dopo aver valutato bene con i miei genitori le varie offerte formative, che appunto Urbino nulla aveva da invidiare alle altre, e ambiente familiare che mi ha consentito di instaurare un'interazione con i professori davvero fantastica e unica, credo. Un consiglio ai giovani che oggi sono al Career Day? Un consiglio ai giovani è quello di appunto tenersi ben impressa nella mente quell'equazione, che non è un'equazione matematica ma è un'equazione di vita: impegno uguale risultato. Cioè qualunque cosa decidiate di fare nella vita, impegnatevi e metteteci tanta passione e tanta determinazione, poi vedrete che i risultati da impossibili diventeranno possibili.